sarà parlato di qualche fischio eventuale per Bonucci. Per il momento nessun fischio. Douglas Costa intanto con le finte galoppe nella di rigore, semi nel panico. Douglas Costa accelera, deviazione sul palo di Loria, poi Bernardeschi prova lui a calciare, ancora Loria. Il problema è che quando parte Douglas Costa, che sia UVB Primavera o verso la porta, va infatti verso la porta, colpisce la traversa, la palla si perde sul fondo. Fortunato Szczęsny, ma bravissimo il talento classe 2000 Hans Nicolussi, stato veramente molto molto bravo anche a calciare da ripartenza. Juve, gran lancio per Ronaldo, ottimo lo stop. Ronaldo avanza, punta all'area di rigore, ancora Ronaldo, doppio passo, se la sposta sul sinistro, calcia alto sopra la traversa, sorride Cristiano Ronaldo proprio davanti alla nostra postazione. Conclusione che non gli è riuscita bene. Doppio passo sì, palla che poi è rimbalzato, c'era stata anche la buona copertura di Capellini, che sì, qui si sta disimpegnando bene. Sì, allora, c'è, dicevo, allora approfittiamone per tornare in diretta, che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo, che è solo posizione regolare. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! La prima volta in bianconero. Mette la palla all'incrocio, batte Loria, freddissimo, su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi. Buono il controllo, freddezza glaciale, 1-0 per la Juve sulla Primavera. Inevitabilmente Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio i suoi, ci aveva provato dopo neanche 10 minuti. Gran palla di Bernardeschi, gran movimento di Ronaldo che aggiusta il pallone e con tutta calma lo sbatte all'incrocio dove Loria non può arrivare. Juve 1, Primavera 0. Il gol di CR7 dopo neanche 10 minuti. Kur senza guardare va da Douglas Costa, parte subito Alexandro, ma parte pure il cross, Douglas Costa dentro per Ronaldo, che come consuetudine fa un terzo tempo da NBA, buono per schiacciare nell'anello, ma qui colpisce la palla di testa e la manda alta sopra la traversa di Loria, pezzo forte della specialità della casa davvero. Guardate quanto stacca di testa Ronaldo, e con i cross Douglas Costa ci sarà da divertirsi davvero per lui, mentre molto bene, con buona personalità, Capellini esce, finge sul portoghese, passa al portoghese e poi va con la pappagallata su Lucas Oliveira Rosa. Poi apertura per Quadrado che va al cross verso Ronaldo, prova la rovesciata, il colpo che lo ha portato qui a Torino quando ha segnato contro la Juventus in rovesciata. Certamente un momento che ha colpito il classe portoghese, l'applauso dello stadio, ma il suo gol contro la Juventus, qui ha provato a ricordinarsi, ci mostra tutto Angelo Carosi dalla regia, ma non ha colpito bene. E mentre qui il colpo che nei tempi da Petrelli chiude, allora Bonucci recupera, lancia Ronaldo a 70 metri, che lancio di Bonucci, che palla per Ronaldo in area di rigore, Ronaldo non riesce a trovare la doppietta, il gol del 2-0 in due, dopo tanti mancini un destro che Bonucci. Sale Bonucci, va a impostare in verticale, ancora per Ronaldo, ancora regolare, Ronaldo prova a resistere, c'è deviazione e autogol per cercare di fermare Cristiano Ronaldo, non è riuscito dopo una buona partita fino adesso Capellini a evitare di toccare il pallone male e a battere Loria. 2-0 per la Juve sulla Primavera, quasi Cristiano Ronaldo doppietta, lancio di Bonucci ancora, il secondo in due minuti che riesce, e poi Anzolini anticipa Ronaldo e infila la porta sbagliata, gol del 2-0, uno l'ha fatto e uno l'ha propiziato CR7. Ancora transizione di Ronaldo, gestione del contropiede, aspetta Douglas Costa che poi praticamente è incontenibile, sceglie l'angolino migliore per il portoghese, la preferisce ovviamente alta dove può staccare di testa col suo strapotere. A proposito di strapotere, c'è Douglas Costa, 1-2 con Bernardeschi, palla al centro deviata, ancora Douglas Costa in testa, Dybala chiude e finalizza, Paolo Dybala, ancora segno la Juve. Col suo numero 10, con la fascia di capitano al braccio, assegna Dybala. Dopo Ronaldo e l'autogol, qui guardate ancora che bravo Douglas Costa, bravo anche Dybala a finalizzare.
7 minuti all'intervallo, si va a recuperare un gran pallone Alexandro, c'è tanto spazio per andare in contropiede, in posizione regolare Dybala, sta arrivando al centro Ronaldo come un treno, Dybala lo aspetta e poi calcia lui e calcia fuori a buona posizione gli avversari, quindi forse ha fatto bene Dybala a tirare, scappato via sul gran lavoro di Alexandro, controllo e sinistro, un rigore ma non da posizione centrale, un po' come Douglas Costa prima. Bernardeschi 1-2 con Dybala ancora largo per Cuadrado in area, Bernardeschi, Ronaldo e Bentancur, la palla arriva per Ronaldo, lo ria in qualche modo e poi Dybala fa doppietta e fa 4-0, è l'azione della Juve. Buon dialogo tra tutti e sul tiro di Ronaldo arriva il gol di Dybala, la respinta un po' goffa di Loria stavolta, questa la palla per il portoghese, è arrivato al sesto tiro in porta, 39 minuti, tre parati, due fuori, un gol per CR7, poi freddissimo, bravissimo Dybala, due gol da rapinatore per lui che arrivava da dietro in posizione regolare. La scosta fuori al limite, pallone Mresciani, il velo Dybala di potenza, troppa però, e palla fuori e finisce il primo tempo a Villar Perosa con un tifoso che va subito da Ronaldo, lo abbraccia in mezzo al campo e allora noi andiamo in pubblicità. Djokic col tacco favorisce l'inserimento di Fagioli che va a allargare per Dybala in area di rigore, vuole rientrare sul sinistro, poi va sul destro, grande finta, tocco d'esterno dentro per Khedira che non calcia, aspetta Marchisio che pesca l'angolino e segna il gol del 5-0. Buona azione, ancora palla a terra, quando è riuscito a farlo la Juve con il doppio Dybala e l'autogol di Capellini, gran finta di Dybala, tocco d'esterno intelligente Khedira che non calcia stando spalla alla porta ma aspetta il rimorchio che arriva di Marchisio, 5-0. Quando arriva in zona area di rigore Juve lo fa sempre con tanti uomini, mentre Khedira imposta per Mandžukić che prova a coordinarsi per il destro. Rosa messa di poi imposta a Bonucci in verticale, il velo a favorire Mandžukić in area di rigore, aspetta Mandžukić, rientra sinistro, gran parata da parte di Siano, è veramente bravo a fermare, giustissima, grandissimo intervento, guardate che parata della giornata di Villar Perosa, oggi però c'è da tutte le altre una cosa in più, oltre ai giocatori come al solito c'è a tutelare Cristiano Ronaldo, forse si vorrà farlo sgombrare dall'aria mentre qualcuno ha provato ad entrare, attenzione, 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 l'abbiamo chiamata Giovanni, l'abbiamo chiamata.